Quando sono diventato padre, ho capito che i genitori hanno due compiti fondamentali. Il primo è quello di difendere il proprio figlio dalla malvagità del mondo. Il secondo è quello di aiutarlo a riconoscerla. Filadelfio Aparo era il vice brigadiere della squadra di Palermo. Aveva 44 anni quando l'hanno ucciso. Era considerato un segucio. È grazie a lui che abbiamo il reato di associazione mafiosa e il sequestro dei beni ai mafiosi. Lavorava al giornale di Sicilia e fu il primo a capire le intenzioni di Totò Riina. Qui hanno ammazzato Paolo Borsellino con la sua scorta. Nonostante sapesse che la mafia lo voleva uccidere, lui è andato avanti, non ha avuto paura. E a un certo punto decise di andarsene a Roma. E a Roma ha lavorato. Ha fatto quello che non poteva fare a Palermo. Entro in questo bar e c'è un signore con dei baffi stranissimi che mi offre un iris con la ricotta al forno. Era il capo della squadra mobile, Boris Giuliano, un poliziotto bravissimo. Lui mi ha concesso la mia prima intervista ed è stato lui a creare il pool antimafia. Io e tua madre lo abbiamo pure conosciuto.